Ciao, oggi andiamo a fare una zuppa straordinaria, la zuppa valpellinese. Passaggi pochi, lavoro pochissimo da fare, risultato sarà grandioso. Cominciamo, prima cosa, verza. Cominciamo a pulirla, nel senso teniamo fuori le foglie, quelle esterne, che sono anche quelle più coriacee. Non si buttano via, eh? Comincio a pulirle a queste qui. Andiamo a togliere la parte centrale, che è veramente troppo dura. Cominciamo a affettarla, vedete, tagliatele di queste dimensioni qui, abbastanza losanga, abbastanza piccoline. E ora proseguiamo il lavoro con tutta la verza. Quando arrivate verso, diciamo, il cuore della verza, dove la costa centrale è, vedete, più tenera, potete anche evitare di togliere la costa centrale. E ora questo si lava. Proseguiamo la ricetta, ora si va a battere il lardo lo potete tagliare anche al coltello e fare al coltello, secondo me se avete un mortaio è meglio. Quanto lardo? Circa, diciamo, un centinaio di grammi. C'è tante persone che hanno una sorta di repulsione nei confronti del lardo, io no. E ora lo battete. Vedete, fatto al mortaio, viene praticamente una crema. Andiamo a metterlo in padella. Aggiungo il burro perché questa è notoriamente una ricetta estremamente dietetica. Quanto burro? Qui siamo 60 grammi di burro circa. E accendo il fuoco. Cominciamo a far sciogliere piano piano il tutto. Si sta ormai sciogliendo completamente tutto il burro. Ci vado a mettere la verza. Vedrete che tutta questa verza poi si ritira tantissimo. All'inizio è sempre così, è un po' difficile manovrarla perché però è talmente una verdura ricca di acqua che in 4-4-8 si ammorbidisce. Sapete qual è un modo veloce per fare questa operazione qui? Quella di andare a coprirla. Vedete, ora si sono già belle ammorbidite, hanno perso quasi la metà del volume. Ci vado a mettere un pochino di sale. Proseguo preparando la fontina. Questo qui lo cerco di fare più o meno a fettine. La ricetta, almeno per quanto riguarda la preparazione, è terminata. Allora, il contenitore, la casseruola per andare in forno. Allora, consiglio, una dai bordi piuttosto alti, perché più strati riuscite a fare, più viene golosa, effettivamente è così. Si imburra un pochino. Non è un dolce, quindi non è che deve fare effetto staccante, però cominciamo a montare. Prima cosa da mettere pane. Pane di segale, questo è, ora non vi dico che è difficile trovare perché questo ormai si trova un po' dappertutto, però il pane di segale, non andate a prendere quella cosa molto buona tedesca che però è troppo compatta, è proprio il pane di segale. Cominciamo a foderarlo, cercate proprio di coprire tutto. Se volete potete togliere la crosta, secondo me non serve perché è particolarmente morbida, però ora giochiamo a fare, ecco, a riempire tutto, il più possibile. Poi ci andiamo a mettere la verza, fontina. Ah, qui non dovete lesinare, eh. Mettete ancora pane. Allora, potete terminare così, quindi aggiungere la fontina sopra e andare in forno. Oppure, come farò io, mettere ancora della verza. Quindi l'ultimo strato preferisco farlo con la verza. Verza e ovviamente poi la fontina. Anzi, prima di mettere l'ultimo strato di fette, andrò a versare il brodo, perché ora dobbiamo coprirlo con il brodo. Brodo di carne buono. Versate tanto brodo quanto riesce a assorbirla. Metto la fontina. Queste due non ci stanno. La fontina è buona. Pezzettini di pane di segale. Due pezzettini. Lo sapete perché ho messo in una teglietta? Perché in questo fatelo anche a casa. Il formaggio potrebbe anche uscire fuori, poi vi va nel forno, vi si appiccica da tutte le parti, invece in questo modo si riesce a contenere. Allora andiamo in forno,
forno preriscaldato a 180 gradi statico, considerate una quarantina di minuti di cottura all'incirca. Ci sono delle volte che le parole, le descrizioni non servono a niente, guardate. Ditemi che questa cosa qui non vi fa venire una voglia incredibile di grattare così e mangiarlo. Ma poi vi è venuta la voglia, magari vi rimane, ma no. Ma dopo. L'avevo detto, che sarebbe successo questa cosa qui. Il pane adesso è gonfiato, morbido. Sopra c'è questo, vi faccio vedere però. Ora io in realtà questo video dovrei assaggiarlo, vorrei assaggiarlo. Assaggio. È straordinario. Un po' di pane, la verza e il profumo è quasi inebriante, non sto scherzando, è una cosa straordinaria. E mi